Bentornati. Da dove cominciare? Dall'acqua? Dai suoi colori mutevoli e mozzafiato? O dalla sua terra dove tutto si fa vento, dune, tramonti e profumi? Quei profumi, cari miei, che per me sanno di infanzia, sanno d'estate, di giochi in famiglia, di ricordi che vorrei trasmettere ai miei figli. Per me la Sardegna è questo. Metto i piedi fuori dal traghetto e torno indietro di 30 anni. Una terra magica, sfuggente, selvaggia, dove la bellezza delle spiagge fa battere il cuore, ti lascia a bocca aperta. È qui che ho sempre avuto la sensazione di un contatto profondo con la natura, con le creature delle fredde acque, del cielo e con l'illusione dell'infinito guardando il mare. Seguito da quell'apparente calma, scossa poi da un improvviso maestrale che rinfresca tutta l'isola. Non c'è tempo, non c'è ora. Tutto sembra dilatarsi nelle onde salate che plasmano e modificano le rocce, ogni volta in modo diverso, creando fantasie uniche mai più riprodotte nel corso degli anni. Ogni anno il profilo del paesaggio è diverso. Affondare i piedi tra i granelli delle spiagge rosa e bianche è un privilegio, come il regalo che facciamo agli occhi indossando una maschera per sbirciare i fondali. Che colori, che vastità. Un mondo sommerso che spero somigli al paradiso. Una delle terre che porterò nel mio cuore. Ma anche nel mio canale. Eh sì, la terra sarda arriva su Officina del Pilota, oppure dovrei dire Officina del Pilota sbarca sull'isola più bella del mondo. Un tipo simpatico lui, Dario, che ha subito precisato che il linguaggio sardo non è un dialetto, ma è una vera e propria lingua. Colui che ha ridato vita ad una Golf MK2 1003 dell'88, ormai abbandonata nell'entroterra sardo, messa in pensione in un campo assolato, destinata a non aver più nessuno che si prendesse cura di lei. Siamo matti, stiamo scherzando. Beh, Dario Engines, che poi è il nome del suo canale YouTube, è uno come me, uno come noi, che ama il fai da te, che ama il restauro e che ha fatto proprio un miracolo con questa Golf. Le ha donato una seconda opportunità, una seconda vita. E io non potevo non raccontarvi questa storia incredibile. Buona visione. Questa qua è nata 1003. 1003, 8 valvole, 60 cavalli. Quindi tu praticamente che hai fatto? L'hai comprata da, mi hai detto, da un vecchietto nel centro della Sardegna? Da un vecchietto al centro della Sardegna, uniproprietario. Aveva solo 80.000 km la macchina, però aveva la testata da rifare perché aveva rotto la distribuzione. Io, anziché riparare il suo 1003, ho deciso di metterci questo, che è il 1008 16 valvole del GT, però l'ho convertito a carburatori. Wow, carburatori del ZX9R, filtro Piper Cross, un collettore artigianale per poterli montare, il tutto abbinato ad un regolatore di pressione e ad una pompa a bassa pressione per macchine da competizione. Ho rifatto tutto, bronzine di banco, bronzine di biella, fasce, testa, il motore è rifatto completamente. L'ho messo a punto io, l'ho carburato, l'ho montato, l'ho riverniciato, ho fatto tutto in casa da me. E oltre al motore ci ho messo tutta la meccanica, infatti ha i ponti del G60, barre antirollio del GT 16 valvole, l'assetto a ghiera, i freni anteriori del GT 16 valvole, posteriore è stata convertita a disco, anche quelli del GT 16 valvole, ha la barra ad uomini, è stata revisionata in tutto, dai silent block del ponte, tutti i cuscinetti, tutti i gommini, tutto quello che si poteva revisionare è stato fatto, anche il cambio, la frizione è stato tutto controllato. L'auto è stata praticamente portata a scocca nuda
E io in 2 anni e mezzo, tra i vari impegni universitari e tutti gli altri impegni che potevo avere, ho deciso di mettermi a rifarla. E l'ho fatta appunto da me in garage. Devi sapere tu quando cambiare. L'orecchio. Vedi quanto è importante essere ingegneri del suono nella vita. Due gridi che se proprio... Sì, sì. Ma in realtà sono consigli. I cerchioni. I cerchioni arriveranno, metterò dei 15 che stanno bene un po' con l'auto. Ottimo. E poi che è successo col cielo qua? Sono riusciti a perdere un pacco di 2 metri in cui c'era il mio cielo nuovo, appena ordinato, e niente. Quanto l'avevi pagato? 180 euro. Ecco, e ti hanno rimborsato? No. Quindi per protesta rimarrà senza. Anche io ho tolto il cielo all'aminio, ho abbassato il centro di gravità, a sto punto levagli pure questa lanetta. Tolgo tutto. Roba insonorizzante. L'unica che gli è rimasta. Sardegna, con te dentro una delle macchine più fighe e iconiche di quando ero piccolo io, con una luce strepitosa. Che ore è? Che ore sono? Beh, le 9:20. Già sono le 9:20, io non ho neanche fatto colazione. Stamattina il matto è partito alle 4 da casa sua, da Alghero, è arrivato qua in Costa Serena. La signora con 600 ci ha sorpassato, come ti permetti? Gli dobbiamo far sentire un po' il 1816 valvole. Ci prendo confidenza gradualmente. È un'auto abbastanza intuitiva, eh. Aspiratone, eh? Io sono un fan dei motori aspirati, eh. Già mi piace. Ah, di nuovo la signora che ci ha sorpassato prima, eh? Signora, stavolta... Mi catapulta immediatamente negli anni 80. Bella anche in curva. Mi sa che ti ci diverti con sto giocattolo. Va guidata col coltello fra i denti. Lo vedi che cosa fanno le young timer? Si fanno innamorare sia a uno come me, insomma, io ho quasi il doppio degli anni, no, doppio no. Diciamolo, 42, 25. Ci piace lo stesso mondo. Sì, sì. Lo stesso sapore. Esatto, il sapore di vecchio, di vissuto. Di ruvido. Quando sali a bordo di una macchina degli anni 80, fine anni 80, la prima sensazione che hai addosso sulla schiena, sul corpo, è questa vibrazione. Che tra l'altro viene mischiata con questo suono nell'abitacolo, di scricchiolio, di suono intake, come si dice, no? Che viene dal motore. Senti la tale curve. Lasci il gas, tum, tum, subito sbatte. Fa un po' la mia Subaru sta cosa. È una cosa positiva, vuol dire. Il suono si assomiglia. Oddio. E tu praticamente qui in Sardegna col coltello tra i denti d'inverno con le strade vuote tiro questa macchina come se non ci fosse un domani. Oh, che bello il cambio, sembra che sciacqua un po', no? Sì, sì. Però guarda caso poi tutte le marce entrano bene. Mi piace anche molto nella frenata. Che cosa hai fatto sull'impianto frenante? Questa, tutti e quattro i freni del GT 16 valvole, tutto revisionato, cambiati i tubi. Tutto nuovo, tutto Brembo. Sei un grande. Molto precisa. E anche la pompa del freno è maggiorata. Tutto dentro al tuo garage, tutto da sole. Sì, sì. Peso della macchina?
Sui 900 kg circa. E l'hai per caso bancata? No, però penso che abbia una ventina di cavalli più del normale con questa configurazione. Quindi? Sui 160 penso. 160, 170, 180 cavalli, sono 900 kg. Sembra il doppio. Cocktail micidiale. GTA motori, non so se hai visto alcuni video, sì. Ho guidato delle macchine dai primi anni 80 fino a metà anni 90. Sì. E so quelle che mi hanno divertito di più. La Levin, la AE86 Levin che ho portato sul canale è stata una di quelle che mi ha scioccato. Sto per avere un orgasmo, lo giuro. Cristo santo! 130 cavalli di pura follia. Macchina leggerissima, bilanciatissima, trazione posteriore, ti diverti come un matto. Questa c'ha un po' lo stesso sapore, stesso mondo, però a trazione anteriore, va un po' più forte, bellissima come è posizionata la pedaliera. Il volante, nonostante non sia regolabile in avanti e indietro, non importa perché è giustissima. È vero che io ho le braccia lunghe tipo scimpanzé, però si guida strabene. Le sedute di questi sedili qua sono delle poltrone. Sì, sono il suono è inebriante, caro mio. La luce è spettacolare. Siamo in Sardegna. Cazzo voglio di più della vita. Mi dividi un porca troia in sacco. E dai, porca troia. E andiamo. Questa è la mia project car. Quindi mi sono dedicato. Hai fatto un bel lavoro. L'hai presa, l'hai salvata, l'hai buttata nel garage, l'hai ristrutturata. Poi hai messo le mani nel paro motore e senti come sta su strada. Ed è venuta, devo dire la verità, più efficace di quel che pensassi. Mi ero prefissato una cosa più tranquilla, invece poi... Guarda, ti posso dire che è molto bella da guidare, quindi secondo me l'obiettivo è raggiunto. Hai agganciato l'obiettivo. Stamattina sono uscito di casa alle 6, mia moglie mi guardava malissimo. Dove vai? Sei in vacanza? Tranquilla, amore. Sta arrivando un mio amico con una Golf. Bella. 8.000 giri ti fa questa quasi? Sì, quasi 8. Come hai fatto a capire che sono 8.000 non avendo il contagiri? Beh, abbiamo fatto qualche prova con qualche strumentazione. Arriva tranquillamente sopra i 7.5. Stasera, non mi fa arrabbiare, Sera aperitivo con una birretta Ichnusa. Tanto per cambiare. Ho visto che ti piace tanto. No, perché? C'è un leggero rollio, hai degli ammortizzatori. Ho l'assetto a ghiera, un po' è dovuto anche dalle spalle molto molto alte degli pneumatici. Ok. Hanno spalla 60. Cerchio da 14? 14. Ok, ecco. Però nel momento in cui capisci qual è il punto dove si corica, si appoggia allo pneumatico. Gas tutto giù, infatti ripeto, se la guidassi tu sta macchina sono convinto che mi faresti fare la cacca addosso. E infatti non voglio che la guidi. Anche perché, ragazzi, ci sono dei video sul suo canale, su YouTube, andatevelo a vedere. Dario Engine, vi lascio una scheda qui in alto a destra, così sì. Gli fai vedere te come si guida sta macchina. Esatto. Bella anche sulle sconnessioni, assetto a ghiera, ma che tipo di assetto hai? Max Speeding Roads. Ah, ok, che mi sono 6 mesi che cercavo di mandarmene uno e non me li sono cagati perché ho pensato che essendo cinese chissà a che cosa andavo incontro, invece non è male. Beh, su queste macchine che non sono particolarmente complesse, basta solo che siano un po' più rigide alla fine. Madonna, è cattiva, oh! Sì, guarda che stradina che abbiamo trovato tra l'altro, eh! Oh, questo è un tornante! Tornante non segnalato. Bisogna farlo scorrere, non si riesce senza muovere le mani a chiudere le curve. Che stradina, vedi, ecco qua, scivola, secondo me se ci prendi un po' il ritmo ti ci puoi divertire davvero tanto. Sì, se la fai alleggerire dietro e la fai accompagnare vai forte. Scivola dietro? Sì.
sempre pronta, soprattutto seconda marcia. Seconda marcia. Andiamo terza. Siamo in salita, oh. Va sempre. Sembra una macchina da cronoscalata. Parte dietro. Parte di brutto. È divertentissima. Stai guidando una delle Golf più incazzate che ci siano. Davvero un onore aver potuto raccontare la Sardegna come prima tappa del mio nuovo format. Format nel quale, oltre alle macchine, che rimarranno sempre la colonna portante del canale, racconterò le storie di chi le vive e i luoghi in cui queste avventure prendono vita. Grazie a Dario e a tutti voi per l'attenzione. Lasciami un like, un commento e mi raccomando, non dimenticare di iscriverti al mio canale. Io sono Matteo e non vedo l'ora di rivedervi nel prossimo episodio. Ciao a tutti.